Aspetta, ma qua c'è una lavatrice? Pensate anche voi quello che penso io? Papà è tornato! Ehi, bambino mio, come stai, mio piccolo demonietto? Ma io lo so chi sei. Ah, vediamo cosa c'è qui, una cosa nuova. Hanno aggiornato Baby in Yellow e c'è il regalo del dottore. Ok, 12 anime dobbiamo trovare per prenderlo, eh? Le anime si trovano in giro, sono queste qui, questi gatti neri. Portano fortuna in Cina, quindi lo prendo. L'ho liberata, vai, scappa. Le libererò tutte e tu non potrai far niente. Intanto giochiamo un po' a canestro, ecco. Buca! Presto non riderei più. Bene, sto scorreggione. Adesso cosa facciamo? Devo portarli da mangiare, quindi lo mettiamo là così, perfetto, stai benissimo. Andiamo in cucina. Auto Basic, sei tu? Perché un uovo... Oh, sono una persona orribile. Allora, adesso andiamo a prendere la bottiglia di vino di grappa. Oh, abbiamo anche il formaggio, le... va bene, dai, basta giocare. Ti prendo il biberon. Piccolino! Ed è tutta allegria! Oh, mamma mia, la solita discarica che mi molli lì sotto. Ah, sei uno scorreggione vivente e io morente. Aspetta un secondo che prendo l'altro gatto nero. Ok, mettiti qua. In piedi, seduto. Ok, stai buono. Mutandin. Niente, non ha perso la mania di fare il mago forest. Continua a sparire a destra e a sinistra, avanti, indietro. Eccoti di nuovo qui. Dai, le mutandine, fai il bravo per oggi. Oh. Gaga gugu gaga. Ok, gaga gugu gaga 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 gugu. Dove lo metto? Lo metto sul tetto, lo metto per terra, lo butto alla finestra. Non so dove lo metterò, ma nel lettino lui andrà. Bene, adesso devo trovare un libro di... Aspetta che c'è un'altra anima. Andiamo facendo progressi, ehi. E qui cosa abbiamo? Scacco matto. Allora, andiamo a vedere il principe e il gatto. Guardiamoci questa bella storia della buonanotte. Ora stai seduto lì. Al di là, in una terra lontana, viveva un principe che si stava addormentando quando un gatto saltò sul suo letto. Ho trovato un giardino segreto, gli disse il gatto con voce delicata. Eccitati di correre di fuori, si sono avventurati nella notte. Felice, felice. Hanno attraversato un cancello dorato che era pieno di alberi. Poi sono andati in un sentiero sassato che era pieno di fiori. Hanno trovato una bellissima fontana con l'acqua danzerina. Guarda, guarda, guarda. Ma il principe non gli piaceva il giardino. Ha iniziato a buttare via gli alberi. Ma guarda il povero gatto. Aiuto. Ha iniziato a distruggere fiori, a prendere l'erba, a rovinare tutto per puro divertimento. E il gatto guardava spaventato. Ma che errore ho fatto? Ma dove ho trovato sto deficiente? E niente. Fine della storia. Ti è piaciuta? Si è addormentato. A quanto pare gli piacciono le storie horror. Devo uscire da questa casa. Andiamocene, andrà tutto bene. Andrà... Aspetta, ma qui c'è qualcosa. Ah? Ci sono delle zampe di gatto che portano alla soffitta, ma serve una chiave. E io non ce l'ho. Dai, la troveremo. Per fine del gioco ve lo prometto che la troveremo. E qui cosa abbiamo? Un nastro. A quanto pare il bambino è maledetto, dobbiamo uscire da questa casa. L'ho detto così. Un altro gatto. Bene, aspetta, ma qua c'è una lavatrice? Pensate anche voi quello che penso io? Ora sono molto più rilassato. Possiamo andare a rilassarci a guardare Gabby 16-bit. Guarda che bello. Che simpatico. Mi dà un po' di noia perché sono me stesso. Oh no. Dai, ti ho fatto fare un giro nella lavatrice. Che cavolo vuoi di più dalla mia vita? Ah, dannato poppante. Poppante birbante. Guarda che chiamo la papera gialla torturatrice. Esatto, Gabby, ci penso io. Fa piangere la papera gialla torturatrice. Torna al... Sai che cosa facciamo ai bambini cattivi? Li lasciamo fuori dalla porta. Allora fatemi buttare intanto via questo. No, devo portarlo a letto. Quello mi fa un tipo una magia turca e mi uccide. Ti avevo detto di smetterla di cattivare sulla porta.
Non guardarmi così, è colpa tua. Se ti comporti bene andremo d'accordo, altrimenti scacco matto. Ah, devo mettergli un giocattolo. Quale vuoi? Il gatto? Ok. Ah, sì, perché era il gatto della storia, giusto? Ah, ok. Ora finalmente posso andarmi a guardare Gabby 16. Ha riaperto la porta? Vabbè, affari tuoi. Se ti prendi un raffreddore, meglio. Andiamo a guardare. Abbiamo trovato 4 gatti. Proseguiamo. È sparito! Non è più qui! Come se fosse una novità in questa casa. Ho provato a cambiargli il pannolino 800... Ti confondevi, sai, su questo divano arancione. Sei tutto arancione anche tu con quegli occhi arancioni. Arancino, dai. Allora, siediti. Sì, però... se fai il monello... Senti, come posso darti da mangiare se mi chiudi dentro qui? Guarda che ho le uova, non ho paura di usarle. Ho le uova. Mannaggia, cosa devo fare adesso? Devo trovare la bottiglia, me l'ha nascosta da qualche parte, sto deficiente. Aspetta, sicuramente, ecco, c'era anche un altro gatto qui. Va bene, c'è altra roba qui? No, dammi la bottiglia, apri. Ecco, dai, tranquillo. Eccola qua, aspetta. Prendi e questo mangia e caga. Sai fare solo questo. Da grande cosa farai? La discarica? Scusa. Ma stiamo tra amici. Non ci sono 2 milioni di persone che si stanno prendendo a gioco di te. Allora prendiamo le mutande. Ma da quando in qua le mutande hanno occhi e orecchie? Sì, aspetta lì, ti conviene. Vieni qua, mannaggia te. Ste dannate mutande che adesso hanno anche le gambe. Le mutande con le gambe, le mutande che è diventato uno chef. Porca trota. Oh, santo cielo, la mia vita. Ma quando si calmerà la mia vita? Dai, venite, dove sei? Gabby, ti racconto una storia. Vieni qua. Sto sclerando. Ma vi rendete conto? Sto davvero seguendo delle cacche di mutande che hanno sbattuto la capoccia. Bene. Aspetta che ho visto una cosa. Rompere il vetro in caso di emergenza. È sempre un'emergenza con quel bambino. Aver sbattuto la testa è l'ultimo dei tuoi problemi. Benvenuto nella puzza che puzza. Mamma mia, è un posto così brutto dove vivere il resto della tua vita. E te credo che voleva scappare quel paio di... No. Piantala con i teletrasporti, signor Goku. Ok? O più piccolo, che sei pelato. Sei un piccolo pelato. Ok, piccolo? Ti chiamo così? Un altro giro in lavatrice. Per punizione. È bello? Ti diverti? Che bello. Dagli occhi direi di sì, caro mio. Aiuto. Aiuto, mi stai ipnotizzando. Non devo guardarlo. Non devo farmi attirare dalla sua forza. Cioè, a letto. No, che ti racconto la storia del babbo. Aspetta, qua c'è un peluche a forma di te. Ehi, comprate anche voi il fumetto di Gabby 16-bit. Guardate che bello, tra un po' sta per uscire una sorpresa. Quindi che aspettate? Cliccate il link in descrizione e prendete il fumetto di Gabby, così potrete capire tutte le future sorprese. È una storia bellissima. Ho davvero sfruttato un placement di un altro per fare il mio placement? Che malvagio. Ok, caro mio, la storia del coniglio. Vuoi sentire la storia del coniglio? Allora, leggiamo. Quando il coniglio è venuto a visitare, il principe disse: è tempo di giocare! E con i suoi occhi rossi l'ha spaventato. E quindi il coniglio non voleva più rimanere. È andato verso l'uscita saltellando. Ma il principe ha iniziato ad urlare: devi essere fermato! Quindi ho capito che il coniglio scappa, perché anche io vorrei scappare se non avessi messo una maledizione che mi chiudi ogni volta in casa. Scusa, ha fatto bene il coniglio, ha fatto bene a scappare. Però dai, andiamo a vedere com'è la storia, dai, andiamo ancora a vedere. Fammi leggere sta storia. Allora, il coniglio... Sei una piaga, sei una delle 7 piaghe dell'umanità. Ci sono le 7 meraviglie, tu sei la 7ª piaga. Allora, vediamo, cosa devo dargli un giocattolo? Il coniglio, vero? Ma se gli do la pecora, che succede? Cattivo! Vabbè, dai, diamogli il coniglio. Tonta cacca.
Allora continuiamo a leggere sta storia d'amico. Sorriso, sorriso, allegria. Allora, il coniglio saltellava. Quindi il principe iniziò a seguire. Hop, 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 il coniglio fece. E inutile, continuava a scappare fino a che il principe non riusciva più a prenderlo. Quindi il suo cuore era pieno di rabbia e il coniglio ha attraversato la porta e è andato verso il suo percorso. Il principe ha pianto, ho bisogno di amici, ma di più adesso di nuovo. Te ne porterò alcuni, non preoccuparti, disse la sua cara mamma che gli voleva bene. Bravo coniglio, scappa. Una storia con un lieto fine, sì, adesso lui sogna di mangiarsi i conigli. Io lo so che lui pensa solo a questo. Allora, e per il resto che cosa facciamo? Scaccomatto! Il coniglio ti ha battuto. Ora andiamocene, chiudiamo la porta. E ora posso respirare, rilassarmi, magari con... Non so, ho preso... Oh, questo è il dottore, è fatto così il dottore. Mi siedo qua. Oh. Cioè, non posso riposarmi un secondo, eh? Dottore, vai tu a guardare, dottore. Allora... Ah, il nuovo tostapane 4000! Fantastico, finalmente potrò farmi un mega panino. Vabbè, lo metto qua sul tavolo per domani. Adesso però riposiamo. Eccomi. Ovviamente dove sei andato? Qui? No, non sei. Oh, che piaga. Dai, gli porto il dottore. Dottore, dottore, che dobbiamo fare con sto bambino? Gli dobbiamo dare un ciuccio? Un ciuccio? Un pacifier, come si dice in inglese, per appacificarlo. Cosa succede? Chiudi la porta. No, devo... Ecco. Calmati. Buono. Ok. Devo trovare qualcosa da mangiare, perché ho un po' di fame. Cioè, lui adesso deve fare anche il bravo. Anch'io ho bisogno di mangiare, altrimenti muoio. Oh! Ah, sì, ho aperto il toast. Quindi mi faccio un po' di toast con un po' di formaggio. Proprio così, così, così. Chiudi. Tosterellino. Oh, che è successo? Una bomba. Dammi da mangiare. Dammi il toast. Dammi le uova, anzi. Dammi le uova. Dove ti nascondi? Ho un uovo. Ho un uovo. Signora, c'è un uovo per lei. Devo trovare. Devo dargli a mangiare e... Oh no. Cavolo, no. Il frigo, il frigo, il frigo. Ho una bottiglia. Va bene, te la riporto. Maledetto, mi ha richiuso nuovamente nel frigo. Solo che questa volta è un po' più grande di come me lo ricordavo. Ah, ecco dove era finito il mio sushi. Vabbè, non importa adesso. Non ho tempo di pensare al cibo. Ah, ho trovato la via d'uscita. Mamma mia, 2 ore là dentro. Ok, ok. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, ecco, ecco. Mi sono solo perso nel frigo. Prenditi questa, dannato alieno, grigio, scorreggione, brutto come il peccato di lanciare fuori. Il dottore mi osserva. Stai fuori tu. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Fretta, fretta, fretta. Curiamo il bambino scorreggione. 1, 2, 3. Mazzarola. Oh, signore. Sono morto di infarto. Che sta facendo? Che sta facendo tutto? Tu non puoi farmi qua. Avevo appena ordinato casa. Aiuto. Sei peggio di mia suocera. E questo non è un complimento. Aiuto, papera gialla, pure tu mi tradisci. Come devo fare? Aiuto, mi stanno picchiando. Devo andare, cioè, questa è un'emergenza. Questa sì che è un'emergenza fuori dalla mia vista. Ok, vieni che ti esorcizzo. Ti esorciccio. Esorciucciato. Ti ho chiuso quella bocca di rose? Te l'ho chiusa, eh? Te l'ho chiusa? Guarda che ti ho... Ok, mio servitù, ok? Ciao! Sei con i tuoi amici? Posso vedere... Ah, la nuova storia! La storia della pecora, sì! Che bella la storia della pecora! Diamine! Ok, andiamo in stanza a leggere la storia della pecora. Se non muoio... Puoi andare a letto, se non riesco... Va bene. Non è ancora... Prendile, vai a letto. Vuoi la pecora? Ti do la pecora. Ok. Se no non è contento. Guarda, ti scorreggia in faccia.
Andiamo a vedere. Ah, le battute di Gabby. Era freddo in tutto il palazzo e c'era la luna fuori. Il vento soffiava e soffiava. Oh no, ha spostato le tende. Il piccolo principe era nel suo letto e non riusciva a dormire. Ha urlato a sua mamma: per favore, trova la mia pecora. Ho sete, disse il principe. E la pecora gli diede da bere. Ma povera pecora schiava. Sono sporco, disse il principe. E quindi la pecora gli ha cambiato i vestiti. Ma sono io quella pecora. Beh, sono stanco, disse il principe. Lascia che salto steccati per te. 1, 2, 3. Cosa fanno le pecore? Ah, ancora una cosa, disse il principe. Prima che io vada a dormire, ha aperto la sua bocca, i suoi occhi, e l'ha fatta entrare nei suoi sogni. Starai per sempre nella mia testa. Obbedientemente, la pecora è entrata nella sua bocca. Che succede? No, le mani in alto del tuo trono, diventiamo tutti i tuoi schiavi. Bambino, non uccidermi, mi sta portando nella dimensione dei bimbi strani. No, non di nuovo. Good night. Buonanotte anche a te. Abbiamo sbloccato per un nuovo finale, ve lo ricordate? Segui il coniglio. Ok, ne ho trovati 6 su 12, quindi 6 da una parte e 6 dall'altra. Questa volta non hai potere su di me. Adesso mi... però prendo il dottore, perché il dottore fa robe strane, a volte appare e scompare. Comunque posso uscire. Addio bambino, l'hai voluto tu. Dato che mi uccidi sempre, adesso io seguo il coniglio. Segui il coniglio. Follow the rabbit, come su Matrix, no? Segui il coniglio. A posto, fuori. È un po' strano questo ascensore, me lo ricordavo meno satanico, però va bene, andiamo. Oh, cavolo! Qualcuno non ha fatto manutenzione in questo ascensore! Ah! Tanto lo so che va a finire che sopravvivo, perché ho un bucio di sedere grosso come una casa. Sono arrivato. Seguiamo il coniglio. Qua ci sono... ah! C'era una statuetta di gatto, non dimenticartele, Gabby. Gabbi gatti. Allora, qua comunque ci sono delle novità sicuramente. Qualcosa è cambiato. Signor Pikman, non lo picco, grazie. Vedo che ti diverti, caro mio. Turno. Niente, rompe le balle. Qui abbiamo un nuovo cesso. Laviamoci il viso. Qui. Ok. Dove? Dammi questa chiave, per favore. Maria, dove sei? Oh sì, mi ricordo che dovevo addormentarlo con della buona musica. Qua abbiamo un altro gatto, ottimo. Intanto mettiamo un po' di musica, perché devo rilassarmi. Pizza, mi ci vorrebbe una pizza, La vuoi una pizza? Una pizza in faccia! Ok, vabbè, mi mangerò un melone, ho capito. Allora, rimani là. Allora, questo è uno spartito rotto. Mi pare che ce n'era uno qui, bene. Quindi abbiamo un altro spartito spartotto. Eccolo qua! Abbiamo fatto la ninna nanna del principe. Ora lasciami sedere, che la suono. Ninna nanna, ninna no, questo cretino a chi lo do? Glielo do a One Punch Man, tanto fratello! Dove è volato? Il pianoforte ti ha sculacciato. Te lo meriti. Però c'è un bottone segreto. Torno subito, vado nella Gabby caverna. Ok, andiamo a vedere un po' cosa c'è qui. No, perché? Però lontano da lui, sono contento. Un altro rituale satanico. Ma questo è il disco segreto. Lo posso addormentare. Non serviranno più i battipanni sul sederino. Ora ho il disco. Stai buono, guarda. Ok, mettiamo la musica, accendiamo. Senti che bella. La musica del capo. Sono qui e son pelato. Sono molto arrabbiato. Dammi questa chiave. È mia. E la chiave è tutta mia. Ci sono altre scartoffie qui. L'ascensore. Ma non ha energia. Ma vi sembra una gioia qui con Gabby. Sempre una gioia.
qui c'è qualcos'altro? No, che non c'è. Ho capito. Lo puoi fare sì con Gabby, lo puoi fare sì con lui. È un Gabby bestiale, è molto bravo e prende il fusibile e lo sbatte a caso. Ok, uno è andato, poi ce n'è... Aspetta, ho visto... Il gatto l'ho preso? Mi pare di sì, c'era un gatto qui, l'ho preso, sì, l'ho preso. Non mi ricordo, l'ho preso. La mia memoria è quella di un bradipo. Comunque, due fusibili andati... Lo sapevo, ho già vissuto questa cosa. Oh, Puff! Presto farei tu, Puff. Adesso, com'è che si faceva? Ah, sì, la combinazione. Devo buttarlo giù per il tubo. 43, 17, eh? 43... 17 dovrebbe andare. Ok, apriamo. E ciao! Salutami Dodo! Ecco, vai là con i demonietti là sotto dove appartieni. Ride. Tanto vinco io sta battaglia. Bene, ho ripristinato l'ascensore. Ok, andiamo. No, ok, l'ho fatto arrabbiare. Non c'è via di fuga? Senti, non rompere, ok? Non rompere. Non lasciarmi. Sì che ti lascio. Sì, caro mio. Me ne vado proprio via. Via, sloggiare. Me ne vado, scappo. Io sono il tuo coniglietto. Ops, non dovevo dire la parola coniglio. L'unica che è riuscita a scapparti. Ah, credo che sia diventato un demone. Non mi fermo a guardarlo. Non mi fermo. Oh no, dammi la chiave. Ok, apriti. No. Ah! Ok. No. Chiave questa e chiave questa. Mi sto seguendo. Oh cavolo. E i tentacoli. No. A caso. Arato. L'ho battuta, ragazzi, mamma mia. Ma sto baby mi fa piangere. Me altro che lui che piange. Io sto per piangere. Abbiamo trovato 9 gatti. Oh no, io ero scappato da questo posto perché ci sono tornato! Prendi la bottiglia dal frigo! Oh santo cielo! Ed è pieno di chiavi, come mai? Allora, devo prendere la bottiglia. Oh, ho sbagliato pure stanza perché è tutto specchiato. Quindi devo prendere la bottiglia e dargli la bottiglia. Ciao, mio giovane capo! Ora devo cambiarlo. Sei tutta una scoregia. Scoregia! Ok, prendi il bebè, porta il bebè, fallo... Oh no, e si ripete. Mi rendi cambiato, ok. Aspetta, non mi dire che si ripete all'infinito. No, ti prego. No, non che si ripete. Non voglio stare per sempre con te, questo è peggio dell'inferno. Devo rifare in continuazione... No, ci deve essere un modo. Queste chiavi? Non so, devo scappare di qui. Qua non ci sono gatti? Non lo so. Ho guardato e non mi sembra. Qua non si può entrare. Ah, ok, la chiave, ho proprio preso quella giusta. Bene. Ciuf. Un Gabby se ne va. Andiamo avanti. No. Cosa vuoi, che ti prendo in braccio? Che ti porto in giro? Anche no, tu rimani qui. Non ti prendo. No, non ti prendo, ho detto. Sai, mi stai antipatico. Uop. Non mi interessa. No, è inutile che piangi. Hai fatto il bambino cattivo e adesso ti meriti le botte. Non ti prendo, ti fai male, eh? Ti fai male da solo. No, non è che non, no, proprio non è. Non è che non ti prendo. Ah, un altro gattino. Collezionali tutti. Non lo porto, non lo prendo. Ok, andiamo avanti. Ah, è l'ora di morire. Perfetto, ci sono abituato. Ciao, mio piccolo teppista. Oh! Questa volta non devo guardare la TV. Non mi farai il lavaggio del cervello. Non mi farai il lavaggio. No, mi... no. Ah, fuori. Ho già sentito le tue urla, le tue grida. Ah, la mia testa. Il televisore fa male. Oh, è quello il dottore. Perché il dottore fa tutto questo? Perché c'entra il dottore? Che programma horror. Cioè, e questa sarebbe una TV per bambini? Questa sarebbe una TV per bambini? Ah, io ho bisogno di un cuore nuovo, mi sa. Ok, basta. Ma è diventato un televisore! No! Oh, mollalo che... E questo è indemoniato. Ok.
Oh no, guardalo, guardalo, è arrabbiato. Adesso si è arrabbiato, come se io non lo fossi. Vabbè, battaglia tra il più arrabbiato, vediamo chi vince. Dannato, dannato bambino. Sbomba, bomba, ragazzi. Ok, ok ragazzi, tranquilli, siete con un esperto. Sono un disinfestatore di bambini. Di bambini cattivi, quelli buoni no, ma quelli cattivi sì. Bla 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 bla. Oh no, oh no, oh no, è diventato un aborto. Muori, muori. Ok, 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 ok. No, no. Devo metterlo nella... nella culla? Ti metto nella culla, sì, sì, vieni, vieni. Ti metto nella culla. Ti metto nella culla. Sì, nella culla. Nella culla. Nella culla! L'ho fregato. Ragazzi, sono stanco. Dopo 10 anni di questo lavoro, salve anche a lei. Andiamo, andiamo che questo è un mondo di pazzi. Andiamocene via subito, va. Allora, dov'è che c'è l'uscita che io devo andare? Dov'è che c'è l'uscita? Ok, mi sa che la prenderò un'altra volta. Destra, sinistra, destra. Ok, ok, apri la porta. Ok, fuori di qui, fuori di qui, fuori di qui. Bene, ok, sono bravo. Non lasciarmi. Ho preso l'ultimo dei gattini. Dottore, dottore, mi salvi. Ok, me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Io ho trovato tutto quello che dovevo trovare. Potrò sbloccare la cosa segreta. Ok, vai a destra, corri, corri. Nina nanna, nina, questo scemo. A chi lo do? Non a me. Codardo. Sì, sì, tu sei quello pieno di code e di tentacoli. Io, no. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Ah, no, paura, 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 paura. Devo andare, taglia per di qua. Ok, un treno pure. Maledito. Mi fa male al dito. Ok, ok, ci siamo, dove devo andare? Taglio per di qua. Sono in uscita, farò come coniglio, ovvero ti lascerò e ti manderò a fanquaco. Sono un coniglio, sono un coniglio. Corri coniglio, corri. Non sei il solo, ma ci sarà sempre un altro che fuggirà. Oh, mamma mia, spero di no. Spero che non ci sia più. Ah, non farmi del male. Ragazzi, e nuovi update arriveranno nel 2022. Bene. Non vedo l'ora. Ora torniamo alla notte 1 che finalmente abbiamo sbloccato di tutto e di più. Fammi vedere. Ehi, scemino, sono tornato. Ora finalmente posso aprire la fabbrica del capo. Guarda qua cosa abbiamo. Oh, delle pozioni. Cosa fa questo biberon al gusto volante? Posso tirarti in giro. È bellissimo. E tenerti lì. Che succede? E poi se ti do tipo questa rossa... Ce ne siamo liberati? Proviamo invece quella blu, caro mio. Oh, ti ho fatto diventare un piccolo babbeo. Bene. E se ti do quella verde? Inizio a scorreggiare ovunque. Questo è il potere più bello. Oh, che scoreggino, che scoreggione. Diamogli ancora un po' di fuoco, dai. Bombe, se bomba, ragazzi. Bomba, ragazzi. Ok, il bambino, credo finalmente me ne sono liberato. Adesso posso andare al piano di sopra. Vediamo un po' qui. Che qui devo trovare... Non ho trovato la chiave, ma... Cioè, sta chiave... Ah, era qui! Tutto il tempo! Allora, era già... Vabbè, andiamo un attimo a vedere cosa succede qui sopra. È un punto segreto. È pieno di quadri strani e malvagi. E di disegni. Tutti stropicciati che hanno cancellato qualcosa. È il gatto. La prima vittima. La prima vittima. Scusa, signor gatto. Non volevo, non ce l'ho fatta a salvarla. Ok. Seguiamo le tracce del gatto dove mi portano. Gatto, ti prego. Gatto, che sei stato un po' sfigatto, però mi dispiace per te. Il gatto si avvicina. Aiuto, scappo. Scappo, si sta avvicinando. Sta arrivando. Arriva presto. Cavolo, no, è finito qui. Ci sarà sicuramente qualcosa da fare anche qui sopra. Una puntata con il gatto. Non vedo l'ora, sto gioco è troppo bello. Va bene, ragazzi, per il resto questo era tutto per il bambino in lavatrice. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto questo episodio. A me è divertito un mondo. Possiamo fare... Ah, sei qui? Possiamo fare alcune cose. Ad esempio, adesso con tutti i gatti che ho sbloccato, la Big Head Mode, la Ultra Minecraft Definition. Aiuto, molto peggio così. No, 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 no. Mettiamo i cappelli, tipo il cappello da pirata. O il cappello... bellissimo! Bianco e nero, anche no. Guardalo, guardalo! Ehi, ehi, baby!
I wanna tirarti in the canestro, non ci stai. Na 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 na. Me ne vado. Vabbè ragazzi, questo era tutto per questo video. Io adesso mi faccio saltare in aria. Ciao ragazzi.